lo show della lotta, l'arte del pugno intrecciato con le calcolate movenze delle scuole orientali. La kickboxing è pratica sportiva assai più complessa di quanto si possa immaginare e il tasso di spettacolarità è proporzionale. Domani, a partire dalle 14.30, andrà in scena al Palarese la quarta edizione del campionato provinciale di kickboxing e gli eventi da seguire sono tanti. Evento clou della serata sarà il titolo italiano professionisti con le regole del K1, titolo vagante, meno 60 kg tra il nostro Ivan Prader contro Gianmario Pisano. Poi ci sarà un incontro di Lady, due ragazze alle prime armi che combatteranno, e poi ci saranno ovviamente tre titoli provinciali di varie categorie di peso e un titolo regionale di meno 95 kg. Sicuramente il prossimo anno ci sarà la Ps Arena, però con all'interno della Ps Arena delle novità, delle grandi novità con vari sport da ring. Stiamo prendendo contatti anche con altre associazioni e scuole di combattimento. Ci avevamo pensato di mettere anche dei incontri di MMA, che è una disciplina che sta prendendo molto campo a livello nazionale e internazionale, dove sono due combattenti che appunto si sfidano all'interno di una gabbia. Il movimento locale intanto sta dando molte soddisfazioni. Innanzitutto io vorrei portare avanti qua il livello locale. Abbiamo qua ragazzi che promettono molto bene. Oltre a Jacopo Bianconcini, che è già campione italiano fino a 85 kg dei professionisti, abbiamo poi, come detto prima, Ivan Prada, che probabilmente questa domenica potrebbe diventare campione italiano dei fino a 60 kg, però abbiamo anche dei giovani come Ayub Chaibi o abbiamo anche Davide Emer, che sono ragazzi che hanno appena 16-17 anni, che promettono molto bene. Ho iniziato a combattere all'età 19 di totale, poi sono passato al professionismo e adesso mi trovo qui perché il signor Haller era uno dei migliori al mondo. Guai inoltre a pensare a uno sport prettamente mascolino, perché anche le donne ne rimangono affascinate. Io sono una ragazza tendenzialmente timida e sono sempre stata affascinata dagli sport da combattimento da piccola. E è una sorta di sfogo, di liberazione, di tutto quello che non riesco a dire con le parole, lo reprimo e quindi riesco a scaricarmi molto con questo sport. L'inizio in ogni caso coincide sempre con la soddisfazione di una curiosità. L'inizio è stato un modo per occupare il tempo, poi è diventata una passione e mi sono proprio appassionato a questo sport e spero di avere dei buoni risultati.